Benvenuti in Flight Simulator, oggi siamo a bordo dell'F-18, cominciamo subito con la procedura di avviamento. Queste sono a posto, throttle. Queste non so bene come metterlo off, quindi faccio l'autocomplete. EXTLT master. Forward. Parking Parking brake. brake. Set. Lodge slash taxi light. Off. Anti-skid. On. On. Flaps. Auto. Landing gear. Down. Down. L, R, DDI HUD and MCPD. Ok, questi sono un rompimento di balle allucinante da girare con la levetta, quindi anche questi li faccio fare in automatico. COM 1 and 2. Stesso discorso. Off. Cook. Up light out. Wing fold switch. Same as wing position. Generators. Norm. Battery. Off. INTR lights. Queste non ho idea di As come required. devono essere impostate, ma sono a posto. Avviamento del motore. Accendiamo la batteria. Accendiamo l'APU e diamogli 30 secondi per cominciare a partire. Siamo a Milano Linate. Abbiamo il solito clima di Milano in autunno, ovvero un po' di nebbia. Il tempo è logicamente, il meteo è quello reale e l'ora è quella in cui sto registrando. Ok, avviamo il motore sinistro, destro, mi chiedeva, ok. Dovrebbe bastare così. Non so bene dove impostarlo. Idle when 10% N2, Idle with perfetto. 10% N2. Oil pressure. Ok, questo comincia a salire, arriva a 10. Ok, perfetto. 10 psi min before 30 seconds. EGT. Anche questo. Adesso tra qualche secondo lo dà buono. Perfetto. Facciamolo automaticamente sempre per lo stesso discorso di prima. Perfetto. Ok, tutto nei parametri. E ora facciamo partire il motore sinistro. RPM stanno salendo. Metto un po' a partire questo motore, ok, eccolo qui, ora si comincia a sentire. Perfetto, acceso. 61% minimo. Engine crank. Check off.
Perfetto, abbiamo i due motori avviati. Before taxi. Flight controls, timone, barra, flap a metà, APU off. Sia l'APU sia i crank dei motori, gli avviamenti dei motori sono automatici, li sblocchi. Allora, a questo punto sblocchiamo i freni. E partiamo. Ci vuole un po' a farlo partire, bisogna portare la manetta quasi a metà. E poi frena praticamente da solo. Se appena si scende con la manetta, anche in atterraggio, questo è abbastanza comodo. Forse perché è fatto per partire dalle portaerei, questo aereo, quindi è un po' così. Bene. Il lembione fortunatamente dovrebbe essere tutto solo su lineate e andremo a fare un volo sopra il lago di Como. Passeremo dalla sopra Lecco, dalla Valsassina, attraverseremo tutta la Valsassina, gireremo indietro sul lago fino al centro lago. Sul centro lago probabilmente farò una manovra ad alti G, una virata sopra Bellagio, quindi andremo fino a Como e poi di ritorno fino a Milano per atterrare di nuovo a Linate. In questo volo provo anche la funzione di replay, vediamo se funziona. Se funziona, vedrete anche delle visuali in esterno durante il volo. Vedo che c'è un altro aereo, non ho acceso il traffico aereo, anche perché il traffico aereo su un aereo che va a questa velocità è un continuo cambiare stazione e non è il massimo della vita. Vedo anche un aereo in atterraggio. Per tutto il pomeriggio non mi è funzionato il traffico aereo, quindi è diciamo un bene. Allora, parcheggiamoci dietro a questo. Cos'è? Un Cessna, un Citation? Cos'è? Vabbè. Vediamo che entri in pista, ok, noi ci fermiamo. Una delle cose che ho provato già a fare con questo aereo è intercettare un altro aereo, ma non sono ancora abbastanza bravo per provare a registrare un video del genere. Allora, funzione di replay, registra e vediamo cosa succede. Chiudo. Entriamo in pista. Pista è libera, sembrerebbe, e allora ci allineiamo. Freniamo. Da motori. Via i freni. Post bruciatore. E facciamo un decollo con una rapida salita per levarci dalla nebbia. Ecco, qui c'era già ancora l'altro aereo in pista, ma siamo decollati prima. Ok, via motore, via post bruciatore e puntiamo in orizzontale. Chiudiamo i flap. Il carrello era su, ok. E la nostra direzione a questo punto
dovrebbe essere più o meno verso nord. E a questo punto, se riconosco i profili delle montagne correttamente, quello dovrebbe essere il Resegone, la Grigna e il Resegone. Quindi ci mettiamo in questa direzione e diamo una accelerata a Mach 1. Post bruciatore. L'indicazione dei Mach la vedete sull'ad di fianco alla lettera M. Siamo a 09093. Ma questa quota non è il massimo della vita andare supersonici, probabilmente spaccheremo anche una serie di vetri. No, mi sa che non ce la facciamo a questa quota andare supersonici, scendo sotto di motore e proveremo sul viaggio di ritorno allora andare supersonici. Comunque, come avete notato, ci siamo già praticamente sopra l'Ecco. Non in questo istante, ma quelli sono i laghi Briantei. Davanti a noi la Grigna, il Resegone su questo lato, la Grigna e la Grignetta su quest'altro, il Monte Barro di traverso, ecco esattamente adesso quello che si vede di fianco al lago, e quella davanti a noi è l'Ecco. Adesso cominciamo a scendere un po' di quota, passo un po' la velocità e facciamo un po' di volo un po' spericolato. L'Ecco, allora, quella torre là dovrebbe essere il campanile. Mi sono ripromesso che prima o poi proverò a fare uno scenario per l'Ecco e creare un campanile migliore di quello di default. E abbiamo sorpassato l'Ecco. Stiamo salendo in Valsassina, questo è Ballabio. E ora davanti a noi Barzio e il Monte Angelone, qui siamo nella parte che è effettivamente sempre in ombra in inverno al pomeriggio, che è introbio, prima luna. E siamo già a fondovalle. Considerando che in auto ci vuole quasi mezz'ora a fare tutto questo pezzo di valle, taceno e ora scendiamo verso Bellano in questa stretta gola, che è una sorta di canyon, che finisce nell'orrido di Bellano, che è proprio un effettivo canyon visitabile. La città di Bellano, cittadina di Bellano. E ora siamo sul lago. Davanti a noi, ora quella punta che si vede è Bellagio. Allora, il G-meter, sotto l'indicatore dei Mach c'è l'indicatore dei G, e ora faremo una curva molto stretta e sentirete che il pilota andrà un po' in sofferenza. Probabilmente tireremo 7G. Ok, ho tirato un po' più di 7G, 9,6, però se il pilota è ancora vivo è un miracolo. Flight Simulator ha tre impostazioni sui G, si può spegnere tutto, gli effetti dei G, oppure si può simulare di avere la tuta e di essere un pilota di caccia o non essere un pilota di caccia. In questa configurazione
ho messo pilota di caccia e con la tuta anti-G. Allora, questo è il ramo di Como. Su questa isola ci sono tutta una serie di case di artisti, di poeti e cose del genere. Ci si arriva con... forse ci arriva anche il battello in qualche caso, io ce l'ho andato con un piccolo motoscafo. Davanti a noi ora dovremmo avere Como. Per Como ho qualche scenario aggiuntivo, ma non si vedrà un granché alla velocità in cui andiamo. Eccola lì. Si dovrebbero vedere lo stadio, il tempio voltiano, il monumento ai caduti e l'idroscalo, l'aeroporto degli idrovolanti sul lago. Ecco lì il tempio voltiano, il monumento ai caduti e lo stadio. Vediamo di non andare a sbattere mentre guardiamo Como. Quella lì è la torre di... dovrebbe essere Camerlata, la stazione di Como Camerlata, Ferrovie dello Stato. Ok, ora puntiamo più o meno verso sud. Allora, saliamo un po' di quota perché prima effettivamente non avevamo rotto la barriera del suono. Tutta manetta. Livelliamo a... 6.000. Post-bruciatore. 90, 97, 98, 99, e dai. E siamo supersonici in questo momento. Mach 1. Non si sente nessun effetto naturalmente all'interno dell'aereo. Vedremo nel replay se si è registrato qualcosa. Spengo la manetta. Chiudo manetta. Chiudo il post bruciatore. Dovremmo quasi essere su Milano. Esatto, quello è Milano. A fare una virata sui palazzi che non avevamo visto nell'aereo di ieri, nel volo di ieri. C'è un aereo che vola, potremmo provare a intercettarlo. Ecco le tre torri della zona di Tre Torri. Queste sono uno scenario aggiuntivo perché, come vedevamo ieri, lo scenario di Milano è fotografato nel 2015. 2014-2015, e questi palazzi non erano finiti in quel periodo. Spero si riesca a passare in mezzo. Perfetto, questo se il replay funziona, lo mettiamo nel replay. Quella dovrebbe essere la torre, mi sembra, di Telecom. Anche quella è uno scenario aggiuntivo. È utile per più o meno trovare la propria posizione. E ora cerchiamo di atterrare in piena nebbia. Già ho problemi a atterrare se vedo bene la pista, figurarsi se non la vedo. Questo dovrebbe essere Rozzano, o comunque vicino a Rozzano. La mappa qui non aiuta un granché. Nebbione allucinante. Non vedo. Ok. Abbiamo la città davanti a noi.
Cominciamo a rallentare un po'. Ho già finito la benzina. Effettivamente due giri di post bruciatore con senza taniche esterne non sono il massimo. Ok, questo dovrebbe essere lo snodo della tangenziale. Snodo della tangenziale, un cacchio, sono già sopra Linate. Era lo snodo della tangenziale di Linate. Allora, facciamo questa virata. Proviamo a fare una parvenza di circuito per atterrare. Ok, flap sono estesi, chiudiamo manetta, apriamo il carrello. La pista sembrerebbe sgombra. Visibilità è quello che è. Ferrelli sono giù, ultima verifica. E... un po' pesante, ma non il miglior atterraggio che abbia mai fatto. Ma a tutto sommato siamo arrivati. Usciamo. E andiamo a parcheggiare. Bene, è stato un bel giro con la vocina che ci dice fuel low, che adesso spero si taccia nel momento in cui spengo l'aereo. Sono a terra, tra l'altro, anche se non mi ricordi che non ho benzina, non è un problema. E probabilmente c'è un tasto da premere da qualche parte per farla tacere, ma non ho idea di dove sia, tipo un master warning, ma non c'è. Ok, fermiamoci qua, parcheggiati in mezzo al nulla. E generator, battery e generator. E siamo fermi. Bene, è stato un bel volo e ora vediamo se si è salvato qualcosa nel replay. Questa era la presentazione dell'F-18, ci manca solo un aereo ora del nuovo pacchetto, che è il Porter Pilatus, e probabilmente lo vedremo nei prossimi giorni con un volo sulla giungla. Per ora è tutto, e al prossimo episodio.